Benvenuti a questo speciale Tirreno News. Come vedete dalle immagini alle mie spalle, l'evento verte sul 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E quale luogo più idoneo se non quello del Ponte Borbonico sul fiume Garigliano, a confine tra Lazio e Campania, nella Marina di Venturno, nei pressi dell'antico teatro romano. La manifestazione vede impegnate decine e decine di militari. Centinaia e centinaia di spettatori intervenuti appunto per assistere all'evento e autorità anche l'intervento anche di autorità militari e civili. Diamo inizio dunque alle immagini augurandovi come sempre una buona visione. Siamo con uno dei partecipanti a questa straordinaria cerimonia che celebra appunto il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. L'emozione che senti qui su questa terra, ecco. È un'emozione importante perché si parla ancora di Vittorio Emanuele II, di Giuseppe Garibaldi, la storia che ci hanno insegnato da ragazzi, dove si è fatta l'Italia è proprio qua. Quindi l'emozione è grandissima oggi. È grandissima perché oltretutto io sono stato pure io un combattente dell'ultima guerra, quindi sono invalido di guerra pure, partecipo, sono della Folgore. Complimenti. E ho 91 anni. Io sono lo chef Tonino Joime. Allora, qui che cosa state facendo esattamente, diciamo? Allora, state preparando? Sì, noi già abbiamo preparato già da ieri e tutta la giornata di oggi in collaborazione con i ragazzi della scuola alberghiera di Formia e di Cassino. Quello che lei può notare alle mie spalle sono ragazzi di Cassino. L'evento di oggi, ecco, io so che voi allestite buffet per varie cerimonie, ma quella di oggi penso che sia una delle più importanti. Forse attualmente è la più importante da 2 o 3 mesi a questa parte, per cui penso che sia un bellissimo evento da seguire e da partecipare, insomma. Buon pomeriggio. Verso l'Unità d'Italia, il passaggio del Garigliano, la battaglia di Mola di Gaeta, l'assedio di Gaeta, è il progetto che la provincia di Latina sta realizzando dallo scorso ottobre nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, con eventi, mostre, concerti, iniziative divulgative rivolte ai giovani, perché possano conoscere ed approfondire i momenti preunitari più importanti in un'ampia area geografica del nostro territorio, ieri provincia di Terra di Lavoro, posta tra Castelforte e Terracina, fece da scenario al tramonto del Regno delle Due Sicilie, all'alba dell'Unità d'Italia, e vide contrapposti gli eserciti borbonico e piemontese fino al 14 febbraio 1861. Quando il re Francesco II e la regina Maria Sofia lasciarono Gaeta, stremata da un lungo assedio tra tifo, fame, freddo, sangue, bombardamenti e scontri di fanteria. Un mese dopo, la proclamazione del Regno d'Italia. Ecco,
Presidente di Stato per i beni e le attività culturali, onorevole Francesco Maria Giro, accompagnato dal generale di Corpo d'Armata Giuseppe Valotto, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Ospiti concittadini, sono lieto di partecipare a questa significativa manifestazione voluta dalla provincia di Latina per celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e sostenuta dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio e dal Comune di Minturno. Siamo davanti al ponte progettato da Luigi Giura, commissariato dal re Ferdinando II, costruito tra il 1828 e il 1832, con tecnologia di avanguardia ed innovativa. La battaglia del Garigliano del 29 ottobre 1860 fu una tappa significativa ed importante dello scontro tra le truppe dei regni di Sardegna e dei regni delle due Sicilie. Siamo qui per commemorare il sacrificio compiuto da tanti militari per realizzare la cognata unità nazionale e ricordiamo ora l'eroismo di coloro che combatterono in una stagione impegnativa e sanguinosa per costruire il futuro d'Italia. La memoria dei militari morti un secolo e mezzo fa nella terra Aurunca costituisce uno stimolo per continuare ad adempiere i nostri doveri di cittadini in un mondo indirizzato verso una possibile convivenza fra i popoli e fra le nazioni. Tale particolare occasione ci permette al tempo stesso di commemorare tutti coloro che si immolarono per la patria. Prende la parola il soprintendente per i beni archeologici del Lazio, dottoressa Marina Sapelli Ragni. È un grande onore per me dare il benvenuto a tante autorità civili e militari e al gentile pubblico convenuto in questo comprensorio archeologico di Magnale di Minturne in una importante occasione di ricordo di un episodio fondamentale per la nostra storia nazionale. Può essere anche un'occasione per rimarcare l'importanza del patrimonio archeologico della provincia di Latina. Si può ben dire che anche l'archeologia è significativa per il concetto stesso di unità d'Italia. Infatti l'archeologia ha sempre contribuito alla formazione e ancora può contribuire al consolidamento della coscienza collettiva della nostra identità nazionale. Una identità millenaria, quella italiana, pluristratificata, cui dalla preistoria e protostoria all'età moderna hanno contribuito popoli, etnie e culture diverse che con fenomeni complessi e articolati, con sovrapposizioni, dialettiche di fusione e con la diffusa e capillare romanizzazione che ha di fatto creato una latinizzazione di cui la nostra lingua è una evidente eredità, ha portato nel territorio italiano ad una comune percezione della cultura, dei valori religiosi e anche dell'arte. Onorevole sottosegretario, signor Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, benvenuti a Minturno, in provincia di Latina, in questo scenario meraviglioso a ridosso dello storico fiume Garigliano che segna il confine tra il Lazio e la Campania. Grazie per aver accolto il nostro invito. La loro presenza è un riscontro per noi significativo per i percorsi della memoria che la provincia di Latina ha intrapreso da alcuni anni, attraverso i quali aspiriamo a trasmettere ai giovani con i valori della pace, della democrazia, del dovere, della responsabilità, dell'impegno nelle istituzioni e nella società, la passione per la storia come fonte di approfondimento e guida nella formazione individuale.
lo è ancora di più nel contesto di un evento che, pur avendo per sfondo il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, aspira a lasciare segni duraturi nel tempo di un contributo sincero e profondo nell'alimentare il vento della riconciliazione e l'orgoglio di un'identità comune, quella di essere italiani e di appartenire ad una nazione che una è indivisibile ed ha in Roma, l'onnivora Roma, come definita da un importante, famoso grecista italiano, ma comunque in Roma, la sua capitale in quanto città eterna, con il suo carico di storia e di civiltà di cui è portatrice da millenni. Dunque, fratelli, questo è il titolo di questa manifestazione, perché ha l'obiettivo di elevare e di esaltare questa identità comune attraverso il bel termine della lingua italiana che ha scritto appunto alla fratellanza. Così, nel saluto che estendo a ciascuno delle autorità civili, militari e religiose, alle associazioni combattentistiche d'arma, agli studenti e ai cittadini presenti, mi è gradito unire il benvenuto altrettanto valoroso dei sindaci del territorio, oggi presenti per condividere e sottolineare con noi quanto e quale sentire accompagna la nostra scelta di concorrere al progresso civile, economico e culturale del Paese. Era il 29 giugno 1860. Pochi giorni prima, non lontano da questo fiume, scenario nei secoli di grandi battaglie rimaste nella storia, Vittorio Emanuele II, in una guerra mai formalmente dichiarata, aveva raccolto da Giuseppe Garibaldi e dalle sue camicie rosse il testimone unitario a Sor Sardegna, così oggi al passo del Garigliano, il modo che abbiamo scelto per segnare la presenza della provincia e con essa la sovrintendenza dei beni archeologici del Lazio e del comune di Minturno, che entrambi ringrazio per la collaborazione e l'ospitalità, è una campana artistica realizzata da Marinelli di Agnone, la più antica fonderia del mondo. Essa reinterpreta nel rilievo il passaggio del Garigliano da parte delle truppe sabaude, nei simboli del bersaglieri e dei cacciatori, ferma nel tempo il senso dell'onore, della lealtà e della fedeltà al giuramento degli italiani in divisa del nord e del sud, pur contrapposti tra loro, ma uniti da valori comuni che dovrebbero accompagnare l'esistenza di ciascun uomo e che in ogni caso fanno la differenza e accrescono la nobiltà del dovere e del principio di responsabilità. Personalmente non credo ad una memoria condivisa dell'unità d'Italia. Ancora oggi, dopo 150 anni, le polemiche mi paiono accese e improduttive. Non saremo come siamo se quel pur imperfetto disegno unitario non si fosse realizzato. Non importa del centro, non importa del sud, italiani, soltanto italiani, dunque fratelli, viva la provincia di Latina, viva l'Italia. Il presidente della provincia di Latina, Armando Fusani, consegna al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Giuseppe Valotto, la targa in bronzo commemorativa della medaglia d'oro al merito civile conferita al gonfalone della provincia di Latina. Onorevole sottosegretario, autorità civili, militari e religiose, signore e signori, gentili ospiti, buonasera. Permettetemi innanzitutto di ringraziare il dottor Armando Cusani, presidente della provincia di Latina, per avermi invitato a questa splendida manifestazione e per essere stato scelto quale destinatario di questo significativo riconoscimento. Era una promessa che dovevo mantenere, gliel'avevo promessa a ottobre dell'anno scorso, poi purtroppo un tristissimo episodio è successo proprio la mattina prima della cerimonia, che fra altre cose ci ha privato proprio del mio uomo, il Ramadù, a cui faceva prima riferimento insieme ad altri 5 colleghi, mi ha impedito di partecipare. Rendo ancora un deferente omaggio al gonfalone della provincia di Latina, decorato di medaglia d'oro al valor civile, e rivolgo un pensiero commosso a tutti coloro che sono caduti per un ideale e per quei valori che sono legati strettamente a principi di libertà, di sicurezza, di democrazia e di pace. E ancora un festoso saluto all'Associazione Nazionale Bersaglieri e rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma, la cui presenza attesta ancora una volta i tradizionali e solidi vincoli esistenti fra le nuove generazioni e coloro che le hanno precedute. Mi consenta, ma non è scritto nel mio discorso, ma non posso esimermi da esprimere il mio più vivo e grato riconoscimento ai ragazzi che hanno voluto stringersi vicino a noi. Sono il nostro futuro, li guardiamo con molta attenzione. Grazie.
proprio qui, tra il 29 ottobre e il 2 novembre del 60, come ricordava il presidente Cusani, i bersaglieri scrissero una delle più belle pagine della loro storia e si resero protagonisti al tempo stesso di un evento memorabile del nostro risorgimento. Contribuendo ad eliminare e spingere le ultime resistenze all'interno della fortezza di Gaeta, i bersaglieri fornirono il loro significativo contributo a quel processo che avrebbe portato di lì a pochi mesi all'unità nazionale. Era il 4 maggio del 61 quando il generale Manfredo Fanti, che ha partecipato a questa battaglia, come ci testimonia il pittore Raffaele Pontremoli col suo dipinto dell'arrampicata sulla torre del Garigliano, dicevo, quando il generale Manfredo Fanti, da ministro della guerra, decretò lo scioglimento dell'armata sarda e la costituzione dell'esercito italiano, espressione di tutto il popolo di un nuovo Stato. Con questi sentimenti concludo, rinnovando il mio più sincero ringraziamento per avermi invitato a partecipare a questa importante manifestazione e mi scuso ancora per non essere venuto nel mese di ottobre. Grazie e buona fortuna a tutti.